campione. Anche però ci correrò, ascoltando la musica rock tra sogni e sudore. Respirerò. E passerò attraverso i muri, di una realtà che dice no, in nome dell'amore per tutti i miei giorni più scuri, risplenderò. Buonasera, ritorna alla rubrica del podismo, io sono Pino D'Egidio. Mario Moretti, buonasera. Con noi c'è Aldo Zaino, però prima di iniziare la rubrica volevo fare un piccolo ringraziamento a tutti quelli che mi sono stati vicino, che la settimana scorsa, come sapete, la rubrica del podismo non è andata in onda perché ho avuto io un lutto familiare, quindi voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino, e sono stati veramente tanti che mi hanno espresso la vicinanza in questo momento per la scomparsa di mia sorella. Bene,
Riprendiamo, la vita deve andare avanti, riprendiamo e con Mario vediamo quello che è successo l'ultima settimana, addirittura sì, le ultime diciamo due. Che proprio a causa di questo fatto che ci ha impedito di andare in onda l'altra settimana, vorrei fare un passo indietro, perché in particolare il 17 si sono svolti a Grosseto i campionati europei di Master. E infatti qui abbiamo in studio ospite gradito Aldo Zaino, che ha partecipato con onore a questa manifestazione, quindi io passo la parola a Aldo Zaino, che ci illustrerà le sue impressioni e ci dirà quello che è riuscito a fare in questa manifestazione. Allora Aldo, com'è andata? Comunque, ecco, volevo innanzitutto ringraziare sia Pino che Mario per questo invito, perché sono cose importanti a parte per me, ma per il buddismo in genere, insomma. Quindi alla domanda di Pino rispondo che è stata una bellissima esperienza a 80 anni, correre 21 chilometri e conquistare la medaglia d'argento, insomma, una cosa, è stata quindi una... sei arrivato secondo ai campionati europei Master, esatto, e della categoria M80, ma non solo, Aldo, perché ci risulta che hai preso anche la medaglia d'oro a squadre, esatto, vero? A squadre. Ecco, quindi... e questa, anche questa medaglia è stata una cosa bellissima, perché mi ha dato l'opportunità di cantare l'inno di Mameli. E infatti perché essendo arrivato secondo nell'individuale, quindi è stato, perché il primo era uno svizzero, quindi hanno fatto l'inno nazionale svizzero, invece poi quando siamo andati di nuovo sul palco che hanno cantato l'inno italiano, l'inno di Mameli, è stata una cosa favolosa, emozionante, mi sono venuto le lacrime. L'inno di Mameli è sempre emozionante, lo so io. Che ho fatto ufficiale dell'aeronautica come militare di leva e ho sentito parecchie volte questo inno, ogni volta che lo sentivo mi emozionavo, quindi capisco perfettamente quello che ha provato Aldo Zaino in questa circostanza, che non è che ha rappresentato solo Roma, ma ha rappresentato l'Italia, chiaramente. Infatti erano campionati europei, infatti, non erano campionati individuali italiani, erano campionati europei. Sì. Bene Aldo, ma la giornata com'è stata? Il clima com'era? Il clima ha fatto tantissimo caldo, no? La fortuna è che c'era una buona organizzazione, c'erano molte volontarie, per strada abbiamo trovato acqua e spugnaggio in abbondanza, quindi come percorso era un circuito, abbiamo ripetuto 3 volte, c'era una piccola salita perché la città di Grosseto è dentro le mura antiche, quindi c'era un bello strappetto abbastanza duro da ripercorrere, poi per tre volte insomma, danno un circuito di 7 km da arrivare 3 volte. Invece anche l'arrivo è stato bello, perché siamo arrivati in pista, quindi è stata una cosa bellissima, insomma. Ma noi siamo orgogliosi perché proprio la settimana prima sei stato ospite nella nostra trasmissione e abbiamo parlato proprio di come ti stavi preparando e avevi detto che avevi un problema a una gamba, come sì, sei risolto? Io dico sempre, io sono cattolico, che c'è sta sempre un angelo che ci aiuta. Sì. Lì la mattina della gara appunto c'avevo un dolore al polpaccio della gamba sinistra e mentre parlavo con un altro atleta coetaneo del nord, c'era uno che ascoltava, perché anche lui, questo amico, c'aveva dei problemi. C'è un giovanotto che ascoltava, che faceva il coso tecnico fisioterapista, e ci ha dato delle bustine. Dice, il contenuto delle bustine, ecco il doping, delle bustine da passare sulla gamba, ariava, eccetera. Adesso sarà stato l'impressione, non ha ingerito niente, comunque era un massaggio, sarà stato una cosa psicologica. Difatti il dolore non l'ho sentito e quindi sono andato abbastanza spedito, un bel tempo, una bella esperienza, insomma. Ha partecipato anche tuo figlio nella categoria M45, esatto. Chiaramente l'M45 è una categoria molto molto tosta, difatti lui non stava tanto bene, ci ha messo anche un tempo discreto, e questa mia partecipazione a Grosseto la devo a lui, perché col fatto di aver compiuto 80 anni il 14 di maggio, regalo. Fatto regalo e mi ha portato lì. È una cosa bellissima, è una cosa bellissima, che io auguro a tutti i buddisti di arrivare a una certa età e di provare certe emozioni
che sono bellissime, insomma. Bene, poi riprenderemo questo discorso con Aldo anche per altri argomenti. Mario, ci devi dire qualcosa in merito all'ultimo weekend? Qualche altra cosa, a parte, diciamo, sempre facendo un salto indietro, tornando al 17 maggio, c'è stata una manifestazione molto importante a Roma, la Race for the Cure, organizzata dalla Comen, che è un'organizzazione onlus che si occupa della raccolta fondi per la ricerca contro il cancro al seno, e quindi fa prevenzione. E questa gara ha visto una grandissima partecipazione, oltre 1600, quasi 1700 atleti nell'assoluti, ma sono state migliaia e migliaia, in particolare soprattutto molte donne, che alcune avevano subito questo intervento e erano lì a testimoniare che da questa malattia, che una volta era mortale, oggi è praticamente, non dico debellata, però ha molte possibilità di sopravvivenza. Volevo segnalare che in questa gara, per la cronaca, è stata vinta da Mbai Elias della LBM, e che ha piazzato altri due atleti nei primi cinque. È stata, diciamo, io stavo lì a vedere la gara da Via dei Cerchi, lì dove c'è l'ufficio elettorale, e dal mio punto di vista potevo osservare tutta la strada dalla Bocca della Verità fino quasi a Piazza Venezia, e subito dopo la partenza, in pratica, questo fiume di persone hanno invaso tutta la strada, e i primi che già erano arrivati a Piazza Venezia ancora si vedevano uscire da via della Greca, quindi che passavano davanti alla Bocca della Verità, ancora molti, moltissimi atleti. È veramente uno spettacolo emozionante da vedere. E fa anche piacere, perché sappiamo che, insomma, il ricavato di quella manifestazione, diciamo, serve per uno scopo molto ben preciso, ecco. Bene, certo, per la ricerca sul cancro al seno delle donne. Certo. Volevo citare un'altra gara che praticamente si è svolta a Rimini, la Stra Rimini, una mezza maratona che nel passato ci ha visto partecipare come atletica con Latina, che purtroppo non ci fosse quest'anno stato questo problema, proprio il problema che diceva Pino prima, non è stata fatta. In questa gara ha vinto un atleta laziale, sempre dell'LBM, Cercawi El Magrut, quindi un'altra atleta laziale che ha vinto, a dimostrazione che, a parte i derby, riescono a vincere i laziali in altre manifestazioni. Comunque, laziale per modo da dire, perché sì, è perché di Roma. Quindi, bene. Sì. Allora, adesso passiamo adesso alle gare di sabato e domenica. Ma questa settimana scorso, Mario, cioè, sarà molto lunga perché poi oltre lunga sabato e domenica, cioè, col fatto che c'è il 2 giugno martedì, ci sono anche altre gare, insomma, si vede in calendario, sì, che quindi parliamo un attimino di tutte queste, allora, gare. Diciamo che l'ultimo weekend si è aperto con una campestre all'Ose di Ninfa, Sermoneta, in provincia di Latina. Si corre all'interno proprio di questa Ose, che è molto bella, e ha fatto registrare la partecipazione di 567 atleti. La domenica invece c'è stata una manifestazione sempre di la Vale Correre, in memoria di un'atleta scomparsa prematuramente, Valentina Venanzi, che ha fatto registrare la presenza di 423 atleti, e anche qui il ricavato va in beneficenza una associazione creata proprio per questa, che porta proprio il nome di Valentina Venanzi. E in provincia di Frosinone c'è stato il Memorial Antonio Fava a Roccasecca, che ha fatto registrare 514 partecipanti. C'è stato un trail a Cerveteri che ha fatto registrare 443 partecipanti. A Valmontone c'è stata la Magic Land, che si corre all'interno del parco giochi di Valmontone, con 151 partecipanti. C'è stata una Maradonina a Massimina, qui a Roma, con 114 partecipanti. La Vicovaro.